Ok. Ok. Eccoci qui. Allora, mi sento già, devo dire, benissimo, perché questo è uno sport veramente che ti fa scaricare tantissimo. Assolutamente. Allora, stiamo parlando di uno sport che oramai ha spopolato milioni di persone, no? Lo praticano nel mondo, e stiamo parlando della kickboxing, no? E che serve veramente per alleviare la stanchezza, per scaricarci, ci aiuta a togliere lo stress. Ma lo chiediamo subito alla campionessa mondiale, 8 titoli vinti, insomma, in giro per il mondo, Martine. È vero? Esatto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Sì, esatto, sono campionessa del mondo, 8 volte campionessa del mondo, e sì, certo, ho combattuto l'ultima volta a giugno e adesso... Ti stiamo vedendo, guardate qui, che grinta! Eh? Esatto, sì. Dicevamo che questo è uno sport che oramai sta spopolando, no? Tanti lo praticano, perché effettivamente fa bene veramente a tantissime cose. Sì, certo. Cioè, fa bene al proprio fisico, no? Sì, diciamo che è un allenamento a 360 gradi, quindi c'è un allenamento di tutto il corpo, e si può anche mantenere un ottimo peso forma, appunto, con questo tipo di attività. Bellissima, con i tuoi meravigliosi tatuaggi. Cosa c'è scritto? Scusami, io mi faccio i fatti di tutti. Sì, è in francese, ve la traduco in italiano, sarebbe: chi domina gli altri è forte, chi domina se stesso è puissant, potente. Potente, chi domina se stesso è potente. E tu sei veramente di una potenza incredibile. Sei partita da un piccolo paesino vicino Courmayeur. Come si chiama questo paesino? Quindi Valle d'Aosta? Sì, Villeneuve, che Villeneuve è un paesino, diciamo, dell'Alta Valle. E noi abbiamo la palestra lì, il Fighting Club. E come hai deciso di fare questo sport? Ma è stato assolutamente un caso. Io ho fatto tanti anni di atletica leggera, uh-huh. E come abbiamo detto prima, per tenermi in forma cercavo un corso e così sono approdata. Anche perché si può praticare tranquillamente in palestra, un po' come hai iniziato a farlo tu. Però tu sei insieme a Manuel, che è il tuo allenatore. Vieni pure, Manuel, perché io vorrei che voi mi faceste vedere qualcosa di, insomma, di importante. No? Noi abbiamo scherzato, subito. Però vi lascio assolutamente la scena e ci fate vedere voi una dimostrazione. Fatela arrabbiare, no? È vero, Manuel, tu sei il suo allenatore e quindi ribadiamo questo concetto che comunque è importante. Questo sport si può praticare tranquillamente in palestra e fa veramente bene al fisico, perché ti scarica. Cioè, sì, se abbiamo delle tensioni, ci mettiamo lì e, insomma, e pratichiamo, insomma, la kickboxing, che poi, voglio dire, è un pugilato dove si usano però anche le gambe, corretto questo? Sì, allora, innanzitutto si può praticare a vari livelli, quindi può essere uno sport per tutti, fatto amatoriale, ovviamente deve essere praticato da degli insegnanti, cioè in palestre dove ci sono degli istruttori competenti, e poi si può praticare anche a livello agonistico, e come nel caso di Martine è diventata praticamente una professione. Certo, ecco, però veramente tutti sono impazziti per la kickboxing, sì. È vero, Domenico? Sì, Daniela, guarda questa immagine, un flash, anche Elisabetta Canalis, andiamo sul mio tablet, guarda, questo è il suo primissimo incontro che c'è stato alla Reggia di Venaria, eccola qui, la vediamo. Praticamente lei ha vinto, era nel 2022, guarda che forza, guarda che potenza, è diventata un atleta agonista, si allena anche d'estate. Queste immagini invece arrivano dalla Sardegna, dove si è allenata a bordo piscina con il suo allenatore, che sembrerebbe anche il suo fidanzato. Lo ha messo a tappeto, anzi in questo caso lo ha buttato in piscina. Ma questo capita anche a te, Martine, visto che comunque, insomma, il tuo allenatore è anche il tuo compagno di vita. Sì, esatto, è il mio compagno di vita, e diciamo che non è semplicissimo dividere le due cose in quanto... Infatti, quando si lavora insieme e si sta anche insieme, come funziona? Sì, diciamo che se ci sono, diciamo, delle problematiche
durante l'allenamento, magari una coppia normale, nel senso che non sono allenatore e atleta, certo, diciamo può andare a casa e sfogarsi col compagno, mentre io invece non posso farlo. Non lo puoi fare assolutamente. Senti, però dicevamo, è uno sport che però fa bene anche alla testa, sì, quindi anche a livello psicologico. Sì, molto, perché allora innanzitutto essendo uno sport dove comunque si fa dell'attività dove per esempio si colpisce, come può essere i sacchi o i colpitori come avete visto, permette di sfogare quelli che sono stress e tensioni emotive. Abituando le persone a stare un po' nel momento presente, abituandole a stare anche nello scontro, fa bene mentalmente, perché le persone imparano ad affrontare quelle che possono essere delle difficoltà, e diventa molto educativo anche per i giovani, perché c'è uno sport dove c'è una disciplina. Bravissimo, questo è molto importante, sì, 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 perché potrebbe sembrare uno sport aggressivo e invece non allora, lo è. Allora, diciamo che l'aggressività viene incanalata, e questa è la cosa corretta. Tutta l'aggressività viene incanalata e quindi le persone diventano più calme perché imparano a gestire i propri stati emotivi. Certo, quindi uno sport che ci fa bene al fisico, che fa bene alla testa, ma ci può aiutare anche per l'autodifesa personale, vero? Ci vuoi far vedere qualcosa? Sì. Così prendo anche da casa magari, no? Diciamo che alcune tecniche... Se ci ritroviamo in situazioni poco felici, sappiamo come difenderci. Diciamo che alcune tecniche che si adoperano nella Muay Thai si possono magari anche utilizzare in una situazione di autodifesa, come ad esempio appunto il gomito. Sì. Quindi ti rifaccio mettere in guardia un po' come prima. Sì. Esatto. Ok. Allora, con questa parte qua vai a colpire con l'avambraccio. Qui? Esatto. Sì. Ok. E il movimento, scusate. Allora, sì, sì, fammelo vedere, tranquillo. Questo movimento qua. Quindi okay, mi devo un po' con il con sì, la spalla. Esatto. Sì. Con la spalla. Bisogna chiudere bene il braccio e colpire appunto con questa parte qua, che è comunque una parte molto dura. Ok. Allora. Proviamo. Proviamo. Quindi adesso in questo caso se c'è un aggressore noi possiamo... Sì, esatto, brava. Ok, esatto. Ok. Diciamo che su magari, ad esempio noi utilizziamo questa tecnica, ad esempio magari su un gancio, pariamo il colpo e poi così. Certo. Pariamo il colpo così, esatto. E okay, poi restituiamo con così, il gomito. Esatto. Okay. In questo caso... diciamo che è una buona tecnica, magari su uno schiaffo o una cosa del genere. Certo. Ah, se qualcuno ci vuole dare uno schiaffo, noi andiamo insomma di... Paro. E col paro sì, e gomito. Sì. E invece con le gambe possiamo allora, fare qualcosa? Sì, diciamo la cosa un po' più semplice sarebbe la ginocchiata, sì, che adesso i Pau, quindi i Pau sono questi colpitori, sì, che colpisce centralmente, fa questo. Ok. Okay? Ok. E anche qua colpisce comunque la parte dura del ginocchio, quindi va a colpire esattamente da sotto. Così, brava. Okay. Poi ci sono anche le braccia, diciamo, seguono e fanno questo movimento. Certo, per darti comunque, insomma, lo slancio, no? Sì, tra le due la più semplice è il gomito, detto comunque più facilmente, perché il ginocchio comunque bisogna chiudere anche bene la gamba, bisogna essere anche un po' comodi. Certo, e bisogna comunque anche essere agili, insomma, no? Quindi voglio dire, abbiamo detto uno sport per tutte le età, quindi anche quando ci difendiamo impariamo insomma a utilizzare, a proteggersi soprattutto la faccia, no? Il viso, la testa. Sì, diciamo che la kickboxing e la Muay Thai sono un approccio concreto a quello che poi può essere anche, diciamo, un'aggressione, diciamo così. Senti, grazie davvero per insomma, averci fatto vedere delle cose veramente importanti anche per l'autodifesa personale. Grazie al tuo allenatore Manuel, campionessa, lo ricordiamo, del mondo di kickboxing e Thai box, sì, giusto? No, e quindi grazie a Martine. E a